Problema difficile. No, secondo me, non, devo dire la verità, il problema non è il rapporto tra promessa e realizzazione. Il problema è un po' più come l'ha messa il professor De Masi e anche, per la verità, come si diceva prima, cioè il rapporto tra questo momento che ha il capitalismo e gli effetti sulle persone. E io penso che quando vinceremo la pandemia, questa potrebbe portare con sé la sconfitta dell'idea populista, ma solo se noi riguadagniamo il terreno di comprendere che lo Stato deve stare vicino all'individuo e che non può decidere solo lo spostamento di capitale, la sorte delle famiglie o l'accordo internazionale. E i governi devono essere in grado, però non più solo i governi nazionali, perché non è più una partita nazionale, non mi ricordo che lo diceva prima, è una Non c'è partita dubbio, è europea. vero, questo è verissimo. È ovvio che la svolta che l'Europa ha fatto sulla capacità di costruire un debito comune deve trasferirsi anche sulla capacità di costruire un sistema fiscale comune. Perché alla fine i capitalisti, i proprietari delle imprese, delle holding mega multinazionali, fanno muovere i capitali ovviamente alla fine curando determinati interessi. I governi possono cercare di fare i patti. Nel caso della Bekaert, i patti sottoscritti dalle aziende poi non vengono mantenuti. Bravo, Non è questo hanno il trovato. tema. Ma sembra che non Sì, c'è ma difesa su io. questo, però, Fiano. Tutto questo Cioè, non scusa. hanno Questo abbastanza dipende dallo strumenti i smart governi. working. Melfi, Come? dipende dallo smart working. E noi Allora, l'avevamo scusatemi, c'ho un capito. problema. Anche dall'accordo Stellantis. C'ho un problema.